la mia review di oggi sarà sui nuovi rossetti della Neve Cosmetics. Praticamente hanno ampliato la gamma colore e ne hanno aggiunti 5 alla loro classica gamma, appunto. Ve li faccio vedere. Il prezzo è di 11,90 €. Questo è il numero 9, Cinnamon Roll, che è un color corallo chiaro, non proprio rosso come corallo, un po' più freddo, però su quel genere, comunque abbastanza aranciato. Questo invece è il numero 10, Sakura Mochi, e è più, anche questo è abbastanza, non è scurissimo come colore, però vedete che è molto più rosa, un rosa malva. Questo è il numero 11, Chocolate Eclat, non so se è Eclat o Eclat, comunque è più un rosso mattone. In assoluto dei 5 nuovi questo è quello più pigmentato. Numero 12, Strawberry Sandy, e questo è un fucsia ma non freddissimo, abbastanza caldo, abbastanza intenso, cioè molto intenso diciamo. Numero 12, Strawberry Sandy, e questo è un viola non troppo freddo, abbastanza caldo, un po' neon, perché vedete che sotto alcune luci sembra un po' più fosforescente, molto intenso, molto bello come colore. Ed infine un altro colore chiaro, Pink Donut, che però vedete rispetto al secondo è sempre sul rosa, però un po' più aranciato rispetto a questo che era molto più freddo, il Mochi. Anche questi 5 nuovi rossetti come precedenti sono senza siliconi, petrolati o parabeni, e diciamo che la durata, un po' come i precedenti appunto, non è delle migliori ovviamente, perché comunque non ci sono sostanze all'interno che fanno sì che il rossetto sia long lasting. Diciamo che resistono a una tazza di caffè, ma non resistono mai ad un pranzo, cioè non sono riuscita a fare un pranzo dove il rossetto alla fine c'era ancora, a prescindere dal colore. Quindi comunque magari molto spesso con altre marche i rossetti quelli più scuri tendono a tingere un po' le labbra, quindi comunque anche dopo un pasto si nota, anche se magari non c'è più il rossetto, un po' di tinta. In questo caso anche il più scuro, il chocolate, non lascia una tinta, almeno su di me. Ovviamente poi vabbè, se mangiate una cosa molto oleosa viene via ancora prima, se mangiate una cosa che magari non ha dentro tanto olio, tanto burro, durano un pochino di più. Il colore che preferisco è proprio quello che ho su adesso, il Pink Donut, perché non essendo rossetti che durano tantissimo, preferisco colori un po' più chiari. Ad esempio non vado in giro con il chocolate, proprio perché essendo comunque un colore molto importante ho paura che mi vada a sbavare quando vado in giro, quindi non lo metto proprio per quel motivo, perché so che comunque dovrei stare lì a controllarmi le labbra ogni 2x3. Ovviamente se usate sotto delle matite, sia le loro che altre matite di altre marche, la durata aumenta a dismisura. E diciamo che sulle labbra normali non tendono a seccare particolarmente. Se come me avete comunque delle labbra che nonostante mille tipi di burro cacao tendono ad essere un po' disidratate, non sono rossetti che idratano particolarmente. Il mio voto quindi per questo prodotto è, rullo di tamburi, 7,5. Gli do 7,5, è leggermente di più rispetto ai primi usciti, perché secondo me durano leggermente di più, soprattutto i colori chiari, che magari nella precedente collezione, comunque i primi, duravano un po' meno. E trovo che siano comunque dei buoni rossetti. Ovviamente sì, se state cercando un rossetto che da usare durante una serata nella quale andate a fare un aperitivo o una cena e vi deve durare il rossetto perché magari avete truccato poco gli occhi, questo non è quel tipo di rossetto, non è quel tipo di rossetto importante da usare appunto da solo perché comunque è più un rossetto che per quanto mi riguarda io uso quando magari faccio un trucco occhi molto intenso e poi voglio qualcosa sulle labbra che sia leggero, non sia comunque importante diciamo. Però sono veramente molto carini e soprattutto appunto Strawberry Sandy e Pink Donut sono i miei due colori preferiti. Ciao bellezze!